terminato ora l'incontro straordinario. C'è stata una grande solidarietà da parte di tutti i paesi, sia nei confronti degli ucraini, sia nei confronti dei paesi vicino all'Ucraina, in modo da garantire il massimo supporto a un popolo che in questo momento sta soffrendo. Si è parlato della protezione da assicurare a tutti coloro che arriveranno sui nostri territori. È una grave situazione, abbiamo manifestato tutti quanti la vicinanza e soprattutto abbiamo assicurato che ognuno farà la sua parte. Questa è l'Europa che noi vogliamo, un'Europa unita, un'Europa che ha una comunità di intenti, ed è quello che l'Italia e gli altri paesi che sono stati sempre sottoposti a particolari pressioni hanno chiesto, a maggior ragione in una situazione così drammatica come quella che sta vivendo ora l'Ucraina. Una situazione che ovviamente si evolve momento per momento, vedremo, noi stiamo approntando anche tutti gli aiuti tramite i sistemi di protezione civile da poter dare nell'immediatezza e siamo pronti, stiamo organizzando anche le nostre strutture per un'eventuale accoglienza, secondo i numeri che poi verranno dati e comunicati. Il 3 saremo qui un'altra volta perché era già previsto un consiglio e quindi credo che il giorno 3 sarà una giornata importante perché si prenderanno delle decisioni diciamo conseguenti alle discussioni che abbiamo avuto oggi. Grazie, arrivederci.